la quale vi era un papà, una mamma e una piccola bambina chiamata... Aspetta. Quando lo dico. La bambina seppe che dall'altra parte del bosco vi era qualcuno che non stava tanto bene, cioè la nonnina. Stava male veramente. E disse: mamma, mamma, la voglio andare a trovare. E la mamma: sì, però fai attenzione, perché nel bosco c'è il lupo. Che non scherza. E così, senza perdere un istante, la bambina prese un paniere, lo riempì di cose buone e partì verso il bosco. Arrivata nel bosco, si mise a cogliere i fiorellini. E dietro di lei arrivò il lupo, che gli disse: dove vai, bella bambina? Il cappuccetto rosso. A guapo di lì. Versione nordamericana. Disse: vado dalla nonnina. Prima che muore. E così il lupo arrivò a casa della nonnina. Il lupo bussa alla porta. Bussa alla porta e toc toc. Non vi preoccupate, se qualcuno viene a casa vostra e invece di fare il ding dong, ed entrando vide la nonnina e ne fece un sol boccone. Il cappuccetto rosso disse: vado dalla nonnina. Il lupo da mangiare. Ed entrando vide il lupo che ne fece un... due boccone. C'è il cacciatore, dice: ma che sta a fare? Il cacciatore seppe quel che era successo a due personaggi, arrivò a casa della nonnina, spalancò la porta, vide il lupo. Il cacciatore sparò il lupo. Uscì la nonnina. Da bambino non te l'hanno mai raccontato. Il cappuccetto rosso. Un applauso per questi quattro punti.